Mosca, estate 1944. 57.000 prigionieri tedeschi sono ammassati alla periferia della capitale russa. 3 anni prima, gli stessi soldati sognavano una sfilata trionfale nelle vie di Mosca. La battaglia di Russia è finita, sta per cominciare quella di Germania. Gli ultimi soldati tedeschi in ritirata abbandonano la Crimea, i paesi baltici, Sebastopoli, Odessa, Zhytomyr, Kiev, Minsk. Autunno 1944. A est le armate sovietiche sono entrate in Polonia, ma segnano il passo davanti a Varsavia. La Romania e la Bulgaria sono occupate. Tito e i suoi partigiani hanno liberato Belgrado. A ovest gli alleati hanno liberato la Francia, il Belgio e metà dell'Olanda. Qualche porto tuttavia resta in mano ai tedeschi, sulle coste dell'Atlantico. Royan, La Rochelle, Lorient, Brest e soprattutto Dunkerque. Sul fronte occidentale, tenuto a nord dagli inglesi, al centro degli americani e a sud dai francesi, gli alleati sono ormai alle porte della Germania. Come sferrare l'ultimo decisivo colpo al Terzo Reich? Ancora una volta lo Stato Maggiore degli alleati è discorde. L'americano, il generale Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate, vuole attaccare su tutto il fronte. L'inglese, il maresciallo Montgomery, invece, vorrebbe concentrare tutte le forze in un unico punto, sulla Ruhr, per poi sferrare un violento attacco e battere in velocità l'avanzata dei russi. È la vecchia ossessione di Churchill. Ma Eisenhower non cede. La sua paura è invece quella di essere tagliato fuori dalle proprie linee di comunicazione, separato da quelle migliaia di autocarri GMC che giorno e notte trasportano attraverso Francia e Belgio rifornimenti, munizioni e soprattutto carburante. Alla metà di settembre del 1944 la prima armata americana del generale Hodge penetra in territorio tedesco e subito scopre che l'avanzata non sarà affatto una parata militare. In un mese gli americani avanzano di soli 10 chilometri. Solo il 10 ottobre riescono a entrare nel primo grande centro tedesco, Aquisgrana.
Una divisione tedesca inviata dalla Prussia orientale ha ricevuto l'ordine personale di Hitler di difendere la città, strada per strada, casa per casa. Dopo 10 giorni di aspri combattimenti nelle strade, la capitale del primo impero, quello di Carlo Magno, la città dove Hitler ha proclamato il Terzo Reich, il Terzo Impero, cade nelle mani degli americani. Eisenhower dovrebbe essere soddisfatto, invece è inquieto. I combattimenti, ora che la Wehrmacht difende il suolo tedesco, costano forti perdite umane e per di più l'inverno è alle porte. Si sguazza già nella mota, un fango che paralizza le divisioni motorizzate. In America, inoltre, in novembre ci sono le elezioni presidenziali. Le delegazioni di deputati e senatori si succedono nelle visite al fronte. Gli uomini politici diffidano dei generali troppo ammantati di gloria, di quel Patton, ad esempio, che prende a schiaffi i soldati. La signora Clara Bodlius, deputato, è una donna piena di charme, ma attenzione, suo marito è proprietario della più importante rivista d'America. E agli elettori non piace affatto che si lascino uccidere i boys. I ragazzi votano il primo martedì del novembre 1944 e, come tutta l'America, scelgono come presidente per la quarta volta consecutiva Franklin Delano Roosevelt. Da ottobre Eisenhower ha rallentato le operazioni terrestri, ma gli rimane sempre in mano un jolly molto importante, l'aviazione. Soprattutto quella da bombardamento. Impersonata da un inglese, il maresciallo dell'aria Harris, soprannominato Bomber Harris, Harris il bombardiere, un uomo che non ha dubbi e che ha un duplice scopo, frantumare il morale dei tedeschi e distruggere l'industria nazista. Da 2 anni 8.000 aerei inglesi e americani con basi in Gran Bretagna riversano un tappeto di bombe sulla Germania, 24 ore su 24. Di giorno gli americani, di notte gli inglesi. È un'offensiva aerea che dal 1942 gli uomini di Bomber Harris si sforzano di rendere sempre più efficace. Tra loro il maresciallo dell'aria, Anthony Dudgeon. All'inizio abbiamo creduto che ci fossero circa 60 bersagli chiave. Se si fossero potuti colpire e distruggere, avremmo senz'altro fatto terminare la guerra. Dapprima ci siamo concentrati sulla Ruhr, dove sorgeva l'industria pesante tedesca, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Essen. Più tardi, quando siamo stati dotati di apparecchi più potenti, abbiamo allargato il nostro raggio d'azione verso Amburgo, Hannover, Francoforte, Mannheim, tutte le grandi città, come vedete. Un'incursione di 1.000 apparecchi sulla Germania è un'operazione gigantesca regolata al secondo. Nella sala operativa gli equipaggi sono informati del loro obiettivo solo all'ultimo momento. Oggi tocca alla Ruhr, la vallata felice come viene chiamata. Sincronizzate i vostri orologi. Partenza alle 5.10, un aereo al minuto. Grazie e buona fortuna. Boeing B-17, le fortezze volanti, decollano da una ventina d'aerodromi disseminati nel sud dell'Inghilterra.
Appuntamento alle 6:30 al di sopra di Aldenburgh, sulla costa di Suffolk. Chi è partito per primo è obbligato ad attendere l'arrivo degli ultimi, volando in cerchio per circa un'ora. Sono arrivati tutti e si può proseguire. Ora prevista per il passaggio sul bersaglio le 7:47. Gli 11 membri dell'equipaggio hanno la gola serrata. Il pilota è appena arrivato dal Texas e non ha che un centinaio di ore di volo a far d'esperienza. Gli hanno detto: non te la prendere, non devi che seguire quello che sta davanti a te e vedrai che tutto andrà bene. I mitraglieri che si trovano esposti fuori a una temperatura di meno 30 gradi sono intirizziti dal freddo. Un attimo di disattenzione e i caccia ti piombano addosso a 700 km l'ora. Dopo i Messerschmitt, la contraerea, la Flak. Non c'è mezzo di evitarla. Bisogna andare avanti diritto, cercando di dimenticare che un aereo su 10 non passerà. Ecco il bersaglio. Basta che il puntatore, il bombardiere, non sbagli la mira, altrimenti bisognerà tornare una seconda volta. Alla base, i meccanici in attesa da ore contano a uno gli aerei che rientrano, specialmente quelli con i segni della lotta. Sulla torre di controllo, la radio trasmette le voci angosciate dei piloti. A corto di carburante, domando precedenza. Carrello d'atterraggio bloccato, domando precedenza. 3 feriti a bordo, domando precedenza. Degli 11.000 aviatori americani partiti la mattina all'alba a bordo di quelle 1.000 fortezze volanti, quanti mancano all'appello? In pochi mesi l'ottava Air Force americana ha perso 4.700 uomini. E quanti gli inglesi? Il comando bombardieri ne ha perduti 47.000,
più qualche centinaio appartenenti agli equipaggi distaccati al comando stesso. Un fatto è certo. Da quando fui promosso allievo pilota, solo uno su sei dei miei colleghi è sopravvissuto al periodo bellico. Non so se sia noto il fatto che nella Royal Air Force prestavano servizio anche 500 francesi. 412 non fecero mai ritorno. Se ne è salvato uno su sei, come per gli inglesi. Bisognava trovare un mezzo di difesa. Dapprima si ricorse al Mosquito, un bimotore inglese più rapido dei caccia tedeschi, costruito in legno. Volando rasoterra riusciva a sfuggire al radar nemico. Appare all'improvviso, distrugge gli obiettivi assegnatigli con una precisione che ben presto diventa leggendaria. Il nome di Zanzara appare più che giustificato. Seconda difesa. I caccia americani a grande autonomia, i Lightning, i Mustang, i Thunderbolt. A partire dall'estate del 44, essi scortano i bombardieri e dissanguano la caccia tedesca. Infine, gli alleati fabbricano bombe sempre più potenti. L'ingegnere inglese Barney Hollis mette a punto il complesso Buster, un mostro di 10 tonnellate. Una sola di queste superbombe è in grado di distruggere un'intera fabbrica. Dalla Ruhr alla Slesia, l'industria tedesca è un mucchio di rovine. Le acciaierie Krupp a Essen, le fabbriche di cuscinetti a sfere a Schweinfurt, le raffinerie di idrocarburi sintetici di Pölitz non sono altro che un ammasso di strutture contorte. Tuttavia, il maresciallo dell'aria Harris si è sbagliato. L'aviazione non è in grado di vincere una guerra. Sotto i tetti sventrati, le macchine continuano a funzionare. Anzi, l'industria tedesca è al massimo della sua produzione. Il merito è di un uomo, Albert Speer, ha 36 anni, è architetto. Ha costruito la cancelleria del Reich e da allora è diventato uno dei rari amici di Hitler, che lo ha nominato ministro degli armamenti. Come ha fatto, malgrado i bombardamenti, ad aumentare il potenziale bellico dei nazisti? Perché ho visto che prima esisteva un altro sistema d'organizzazione. La produzione militare degli armamenti dipendeva da quadri dirigenziali militari. Io invece incaricai i migliori quadri e tecnici industriali e sviluppai un'organizzazione più funzionale e più tecnica. Sì, ma con tanta truppa impegnata al fronte, con la manodopera tedesca sotto le armi, con tanti caduti, prigionieri, feriti, morti, come faceva ad andare avanti la produzione? Naturalmente avevamo bisogno della manodopera. Ecco perché abbiamo deportato migliaia, milioni di operai dai paesi occupati. Gli industriali tedeschi sono soddisfatti del signor Speer e del partito nazista, fornitori di manodopera gratuita. Milioni di lavoratori forzati, milioni di deportati. Al prezzo di queste vite, la Germania decupla la sua produzione bellica. 38.000 aerei nel 1944, 4 volte la produzione del 1940. 41.000 cannoni, 8 volte la produzione del 1940. 27.000 carri armati, 12 volte la produzione del 1940. Anche in autunno Hitler non si dà per vinto. Mentre i suoi generali consideravano già persa la guerra e sognavano in segreto una pace separata con gli occidentali per affrontare poi i russi,
Hitler rimugina un colpo di scena. Uno dei primi a esserne informato è il capo dello Stato Maggiore del fronte occidentale, il generale Siegfried Westphal. Il 24 ottobre mi sono recato al quartier generale di Hitler in Prussia orientale. Hitler sottopose il suo piano a un gruppo ristretto di collaboratori. Il fronte orientale, affermò, si è stabilizzato. Il fronte occidentale si è bloccato per miracolo, ma i miracoli non si ripetono. Non possiamo rimanere sulla difensiva. Bisogna riprendere l'iniziativa ad Occidente. Il faut reprendre l'iniziativa all'Ouest. L'obiettivo del piano di Hitler è di occupare il porto di Anversa e dividere le forze inglesi del nord dalle forze americane del sud. Per far questo, vuole utilizzare la vecchia via dell'invasione, quella del 1914, quella del 1940, le Ardenne. Per la stessa via, il maresciallo von Rundstedt ha condotto le armate tedesche fino a Parigi nel 1940. È a lui quindi che Hitler affida il comando dell'offensiva nelle Ardenne, che viene chiamata Offensiva von Rundstedt. Ma accanto a questo soldato della vecchia scuola, Hitler, che in fondo non lo stima, pone uno dei suoi fedelissimi. Il maresciallo Model, un lanzichenecco che non discute mai gli ordini del Führer. Un maresciallo Schock, cui sono affidate truppe Schock. La sesta armata Panzer SS con Sepp Dietrich, uno dei più vecchi complici di Hitler, un garzone macellaio diventato generale delle SS. A completare il gruppo un cavaliere, il generale Asso Eckhart von Monteufel, un vecchio ussaro, un nome celebre dell'armata prussiana, che comanda la quinta armata corazzata. All'inizio di dicembre i 1000 carri armati e i 200.000 uomini che formano la massa d'attacco si concentrano dietro le linee, in gran segreto. Nel frattempo, i servizi giornalistici americani d'attualità militari stanno redigendo le edizioni di fine anno. Il generale Eisenhower convoca un rappresentante di ogni arma e di ogni nazione alleata. Davanti a loro registra in anticipo il messaggio natalizio alle truppe. A nome delle nazioni alleate vorrei dirvi grazie, ragazzi. Thank you, men. Ed ora, buon Natale a tutti. Now, a Merry Christmas to all of you. Forse quest'anno non sarà ancora quello buono, ma andrà certamente meglio l'anno prossimo. Buona fortuna a tutti. Eisenhower è fiducioso. Gli ufficiali del suo stato maggiore, come il colonnello Sayer, si chiedono, ha ragione o no? In quel momento aveva ragione di essere fiducioso, perché il servizio segreto di informazioni non segnalava nulla che potesse farci pensare il contrario. Il servizio segreto di informazioni era convinto che i tedeschi non fossero in grado di sferrare alcun attacco. Lo stesso maresciallo Montgomery a Nord ha affermato nel suo rapporto di Stato Maggiore che per i tedeschi era impossibile sferrare un attacco o un contrattacco perché troppo deboli. Ils sont trop faibles pour cela. Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, 8 divisioni di granatieri e 5 divisioni di panzer si muovono su un fronte di 75 chilometri. Mentre si infiltrano attraverso le foreste delle Ardenne, i soldati tedeschi sognano già di mutare le sorti della guerra. Un giovane ufficiale comanda il gruppo di testa della divisione panzer e il luogotenente Arist von Zurmühlen. Io ho fatto parte della prima linea d'attacco e con i miei 3 carri armati e i miei 9 uomini
Avevo l'ordine di prendere Bastogne, Saint-Hubert, Rochefort e Dinan. Bastogne, Saint-Hubert, Rochefort, Dinan. Alle 5.30 i granatieri attaccano. Obiettivo La Mosa, a 100 chilometri. Bisogna raggiungerla in 3 giorni. È la fine della ritirata. È la fine delle umiliazioni. È la guerra lampo, la Blitzkrieg, che ricomincia. Gli armamenti americani, una leggenda. I Volksgrenadier non temono più i carri Sherman e iniziano allegramente a inventariare il bottino catturato. Per gli americani la sorpresa è totale. 10.000 uomini accerchiati, 8.000 prigionieri. Le divise blu della 106esima divisione di fanteria, arrivate al fronte 3 giorni prima, non hanno mai affrontato il fuoco dei nemici. I veterani della 28esima divisione di fanteria, che ha appena compiuto la conquista di Aquisgrana, dove sono caduti 6.000 uomini. Ironia della sorte, erano stati mandati nelle Ardenne per un periodo di riposo, in un settore calmo. Le SS hanno ritrovato il sorriso. Non ci sono dubbi, di certo sono una razza di dominatori. Gli americani, tutto sommato, non sono altro che negri e immigrati stranieri. Il gruppo SS del colonnello Piper non fa prigionieri, li massacra. 155 il 17 dicembre. 19 americani disarmati la mattina a Hossfeld. A mezzogiorno, gli uomini di Piper costringono i 50 uomini di guardia ai depositi di carburante di Büllingen a riempire i serbatoi dei loro carri e poi li passano per le armi sul posto. Infine, nel pomeriggio, 125 prigionieri americani aspettano in un campo, qui, a Bonnier, nei pressi di Malmedy. Passa un panzer dell'SS, li vede, si ferma e spara nel gruppo. 86 morti. Era domenica. Tutti erano andati a messa, salvo la gerente del caffè, testimone del massacro. Le SS l'hanno portata via e non è più stata vista. Con gli 86 morti di Malmedy, gli americani provano per la prima volta sulla loro carne l'orrore delle atrocità naziste. Negli Stati Uniti il fatto provoca uno shock, in Belgio il panico. Attraverso l'Europa che è stata appena liberata, da Liegi a Namur, da Bruxelles a Reims e da Reims a Parigi, la notizia rimbalza come il suono di una campana a martello. Il tedesco ritorna. Nelle linee americane è il caos. I reggimenti hanno perso il loro posto di comando. Le comunicazioni sono interrotte. Le unità girano in tondo. Dove sono i tedeschi? Davanti? Dietro? Tutti sono sospetti, civili e militari. Amici? Nemici? Non si sa. Si dice che paracadutisti tedeschi si siano travestiti da americani. Ed è vero. Alcuni commandos SS del colonnello Scorzeni si sono infiltrati dietro le linee con uniformi americane. Scorzeni, il grande specialista dei colpi di mano, è lo stesso che ha liberato Mussolini,
lo stesso che ha rapito il reggente Horthy. Questa volta Hitler gli ha affidato una missione assai speciale, l'operazione Grifo. C'était nécessaire de sauver au moins. Era necessario salvare almeno uno o due ponti sulla Mosa ed era mio dovere conquistarli. Erano due ponti intatti. Naturalmente, per arrivarvi prima del nostro esercito, bisognava ingannare gli alleati, indossare uniformi americane e farsi passare per loro truppe allo scopo di poter raggiungere l'obiettivo. Una volta raggiunto, bisognava abbandonare le uniformi americane ed occuparlo, difenderlo con le nostre uniformi tedesche. È stata un'idea di Hitler? È stato Hitler personalmente. Che ha avuto quest'idea? Sì. Dove l'avete trovate le uniformi? Un po' nei campi di concentramento, altre in depositi alleati che avevamo conquistato prima, vicino a Parigi, ad esempio. Alliés qu'on a recuperé avant déjà près de Paris. Avevamo sferrato una piccola controffensiva e abbiamo trovato un grosso deposito. Ne abbiamo prelevate 200 o 300. Avevate anche equipaggiamento americano? Sì, e qualche autocarro, qualche jeep, che però erano riservati a una compagnia speciale, ai commandos, quelle truppe specializzate nel passare in territorio nemico per ricognizione, per compiere atti di sabotaggio alle strade, ai ponti, ai depositi di carburante. Sono reparti di soldati speciali, uomini che parlano perfettamente l'americano, vestiti come gli americani, che masticano chewing gum, che sanno come aprire un pacchetto di sigarette e come offrire del fuoco. Tutti i dettagli di un modo di vivere americano che avevo fatto imparare ai miei uomini nei minimi particolari, perché sono proprio i particolari quelli che contano. Non sono che 300, ma in un messaggio diretto a tutte le unità, il generale Hodge, comandante della prima armata americana, comunica: migliaia di tedeschi con uniformi americane operano dietro le nostre linee. Si ordina alla polizia militare di fermare tutti i convogli, tutti gli ufficiali, tutti i soldati e di verificare la loro identità. Per smascherarli si devono rivolgere domande attinenti alla vita e alle abitudini tipicamente americane. Chi è la fidanzata di Mickey? Minnie. Chi è Dick Tracy? Un detective di storie a fumetti. Chi è Rin Tin Tin? Un cane lupo attore del cinema. Dei falsi americani di Skorzeny ben pochi sono stati catturati, 4 in tutto. ...18 dicembre, terzo giorno dell'attacco. Al centro del fronte, i mezzi corazzati e i granatieri del generale von Manteuffel sono riusciti anch'essi a penetrare nelle difese nemiche e avanzano verso Bastogne. A Bastogne, le giovani reclute della 28esima divisione americana resistono alla valanga tedesca. Il generale Middleton, comandante del corpo d'armata e il cui quartier generale ha dovuto spostarsi per ben 4 volte in 48 ore, decide di restare nella città, qualunque cosa accada. Ma le sue truppe sono decimate. Il 110° reggimento di fanteria che difende la città ha perso 2.750 uomini, l'intero effettivo. La sera del 18 dicembre, Bastogne è sul punto di cadere in mano tedesca.
Ma il 19, all'alba, arrivano i rinforzi. Sono paracadutisti. 11.000 uomini della 101esima divisione aerotrasportata che arrivano da Reims e che hanno viaggiato tutta la notte. Sono i veterani dello sbarco e dei combattimenti in Normandia. Hanno ricevuto l'ordine per una missione suicidio: tenere Bastogne contro 3 divisioni corazzate tedesche. Lo stesso giorno, il 19 dicembre, Eisenhower convoca a Verdun tutti i suoi generali: Bradley, Patton, Simpson, Dowers e l'inglese Montgomery. Il suo aiutante, il generale Omar Bradley, è piuttosto imbarazzato. Avevo detto e ripetuto ad Eisenhower e a Bedell Smith, suo capo di Stato Maggiore, spero che la Germania attacchi e si scopra su terreno aperto. Sarà più facile sbaragliarla. Evidentemente, quell'attacco era arrivato. Smith mi prese in giro. Ecco il tuo contrattacco, Brad. Ora sarai contento. Gli risposi, sì, ma non mi aspettavo certo una cosa del genere. Il maresciallo Montgomery, invece, vede la situazione con l'occhio dell'humor britannico. Avevo inviato un rapporto a Londra per tenerli al corrente di quel che succedeva. La mia ultima frase era, non possiamo ripartire da Dunkerque perché ci sono i tedeschi. Per Eisenhower non si tratta di partire, ma di contrattaccare. Così espone il suo piano. Al quarto giorno dell'attacco i tedeschi hanno fatto un'avanzata ad una trentina di chilometri. È chiaro che tutto sarà risolto intorno a Bastogne, principale nodo stradale delle Ardenne. La prima armata, sconvolta, disorganizzata, non ha più riserve. Rimane una sola soluzione: far risalire dal sud, a 100 chilometri, dal Lussemburgo, i blindati della terza armata di Patton. I capi di Stato Maggiore fanno osservare ad Eisenhower che ci vuole tempo per organizzare un contrattacco di quella portata. Allora si rivolge a Patton. Tutto dipende da lui. Eisenhower domanda al generale Patton quando gli sia possibile attuare l'attacco che blocchi l'offensiva tedesca. Il generale Patton risponde che entro 3 giorni avrà sferrato l'attacco. E il generale Eisenhower si volta verso di lui e gli dice: George, non dire fesserie. Poi si rivolge al maresciallo Montgomery e gli dice: anticipate di 6 o 7 giorni l'attacco. Il generale Patton, però, l'offensiva l'ha scatenata davvero dopo appena 3 giorni e con 3 divisioni. Patton, il generale di ferro, il generale più discusso dell'esercito americano, il più ammirato e il più detestato, ha scommesso una cosa insensata: riuscire a manovrare con una virata di 90 gradi tutta un'armata già a contatto con il nemico in 3 giorni su una lunghezza di 150 chilometri nonostante il freddo e il ghiaccio. Il terzo giorno, il 22 dicembre, come previsto, Patton lancia i suoi uomini verso nord, verso Bastogne, sulle strade innevate delle Ardenne. Il 22 dicembre è il giorno fatidico per tutti, soprattutto per Patton. Bloccato da una tempesta di neve, esasperato, domanda al suo cappellano di comporre una preghiera speciale che faccia cambiare il tempo. Mettete Dio dalla nostra parte e il vostro mestiere. In effetti, gli aviatori alleati avrebbero proprio bisogno di una preghiera. Sono inchiodati negli aeroporti fin dall'inizio dell'offensiva. Bastogne, dove i paracadutisti resistono ancora dopo 3 giorni e 3 notti di combattimenti accaniti. Quel mattino, per la prima volta, il fronte è calmo sotto la tempesta di neve. Una calma inquietante. Il giorno prima i paracadutisti hanno saputo che Saint-Vite, l'altro caposaldo a nord, ha ceduto. Ormai sono soli, completamente accerchiati.
Per tutta la mattinata, le pattuglie da ricognizione cercano il contatto con il nemico, che stanno preparando i tedeschi. Sono lì tutti intorno, 5 divisioni. Non ci si possono fare illusioni. Bisognerà morire in bellezza. A mezzogiorno, al comando della divisione, una pattuglia accompagna 2 ufficiali tedeschi latori di un ultimatum, ma capitano male. Grazie a loro, il generale McAuliffe, che comanda i paracadutisti, sta per diventare il Cambronne di Bastogne. Mi hanno detto, abbiamo un ultimatum del comando tedesco. E mi hanno dato una copia in inglese e in tedesco. Ho letto il testo inglese e ho risposto semplicemente... Nuts. Poi abbiamo scritto una lettera. Al comando tedesco, Nuts. Firmato il comandante americano. Il colonnello Harper, che mi aveva trasmesso l'ultimatum, ha dato la risposta ai tedeschi e li ha riaccompagnati agli avamposti. Il colonnello tedesco gli ha detto, se questa risposta è positiva, sono autorizzato a negoziare le condizioni della resa. Harper gli ha risposto, non è positiva, è nuts. Il tedesco ha detto, capisco l'inglese, ma non conosco questa espressione. Harper gli ha risposto, vuol dire andate a farvi friggere, capito? E il tedesco, ho capito. 22 dicembre, giornata cruciale per i tedeschi. Bastogne resiste. Hitler non l'aveva previsto. Von Rundstedt si era ripromesso 3 giorni per portare a termine l'offensiva. Ha già 3 giorni di ritardo. Per lui è uno smacco. Non crede più alla vittoria. Mentre 3 divisioni tedesche proseguono l'assedio di Bastogne, 2 divisioni blindate, la seconda Panzer e la Panzerlehr, ripartono all'attacco verso ovest, verso la Mosa. E l'avanzata riprende, 60 km in 48 ore. Il giorno dopo è Natale, un Natale cupo. Per gli inglesi e i canadesi è un attimo di tregua, il momento di prendere una tazza di tè. Per gli assediati di Bastogne, questo Natale coincide con il più terribile martellamento di artiglieria di tutto l'assedio. Per i tedeschi, il Natale è una sigaretta americana. All'inizio dell'offensiva nelle Ardenne, Rundstedt aveva detto a Hitler, tutto dipenderà dall'aviazione. Non si era sbagliato. Per Bastogne era ora. I difensori non hanno più nulla, né obici né razioni K, quando finalmente vedono arrivare le ondate dei bombardieri.
Il giorno dopo, il 26 dicembre, verso la fine della giornata, le avanguardie dei blindati di Patton, comandate dal colonnello Creighton Abrams, spezzano l'accerchiamento tedesco ed entrano in Bastogne. Grazie ai difensori di Bastogne, di Saint-Vit, di Malmedy, di Ufalis, di Stavelot, l'offensiva di Rundstedt è bloccata. Hitler è furibondo. Se la prende con i suoi generali, con il bel tempo, con la sfortuna, con l'aviazione. Il 1 gennaio 1945 getta nella battaglia tutti gli aerei disponibili, 1000 caccia e bombardieri. L'ordine è di annientare l'aviazione nemica. I piloti alleati che stavano festeggiando la fine d'anno decollano in tutta fretta fra mille difficoltà. Tuttavia gli Spitfire inglesi e Thunderbolts americani riescono ad abbattere 300 apparecchi tedeschi. La battaglia aerea dura più di 5 ore. Sui 27 aerodromi del Belgio e dell'Olanda attaccati di sorpresa, quanti aerei alleati sono stati distrutti o danneggiati al suolo quel giorno? Gli alleati dicono 200, i tedeschi 700. La verità è che i tedeschi sono ancora molto pericolosi. Nella notte di Capodanno Hitler lancia una nuova offensiva verso sud, l'operazione Vento del Nord. Obiettivo Strasburgo. Strasburgo è di nuovo in pericolo. Strasburgo, che è stata liberata il 23 novembre dal generale Leclerc. Strasburgo, simbolo stesso della liberazione della Francia. Tuttavia, il comandante supremo alleato Eisenhower decide di non difendere la capitale dell'Alsazia. Per lui il problema principale è l'inquietante settore delle Ardenne. Vuole ritirare le forze americane dall'Alsazia per cercare di consolidare il fianco di Patton. La prima armata francese del generale Delattre de Tassigny si batte intorno alla sacca di Colmar, solida testa di ponte che i tedeschi mantengono ancora al di qua del Reno. Eisenhower vede la situazione con molta freddezza ed esclusivamente dal punto di vista strategico. Decide di ridurre il fronte e il 2 gennaio ordina al generale Devers di abbandonare Strasburgo. Migliaia di strasburghesi fuggono verso l'interno, verso i Vosgi, verso le truppe francesi. È la quarta volta nel giro di due generazioni. Nel
Nella città semideserta, i partigiani organizzano la resistenza. Il generale Duvigier, che è stato nominato governatore militare, corre a Parigi ad avvertire il generale Juin. Juin mi prese per un braccio e mi trascinò a parlare con il generale de Gaulle, che davanti a una carta geografica mi fece ripetere quel che avevo saputo la sera prima a Vittel. Calmo come sempre, de Gaulle si voltò verso il suo capo di stato maggiore dicendogli: Juin, ora farai due cose. Dapprima dirai a Delattre di includere nella sua zona Strasburgo con il compito di difenderla. Poi preparerai due telegrammi, uno per Winston Churchill e l'altro per Roosevelt, e comunicherai ad entrambi che difenderò Strasburgo qualsiasi cosa accada. Per loro dire che io prendo la decisione di difendere Strasburgo, quoi qu'il arrive. Il 3 gennaio Churchill arriva a Parigi in pieno dramma. De Gaulle ed Eisenhower si fronteggiano come avversari. Tra la politica e la strategia, tra il buonsenso e il sentimento, Churchill non esita un istante. Con il suo aiuto, De Gaulle riesce a convincere Eisenhower. Bisogna salvare Strasburgo. E l'11 febbraio il generale de Gaulle può recarsi a Strasburgo per un Te Deum di ringraziamento nella cattedrale. La lunga battaglia per la liberazione della Francia è vinta. Per arrivare fin qui, al Reno, il prezzo è stato molto alto. E la guerra non è certo finita. Arrivando sulle rive del fiume, ciascuno sa che dall'altra parte la Germania, ancora temibile, si prepara all'ultimo combattimento. In mezzo alle rovine, Hitler crede ancora nel miracolo. Le armi segrete. Sì, le ha annunciate da mesi, ma questa volta ci sono davvero. Hitler è raggiante. Vedrete, distruggeremo le armate alleate e poi ripartiremo alla conquista del mondo. Con aerei che volano due volte più veloci degli altri e senza elica, grazie a motori a reazione, una rivoluzione tecnica. I piloti, i migliori della Luftwaffe, già si stanno allenando su questi nuovi ordigni di guerra, come il maggiore Wilhelm Herget, 72 vittorie aeree. C'était le mois février. È stato nel mese di febbraio del 1945 che ho visto per la prima volta questo aereo. Ho subito avuto la possibilità di provarlo. E quello che mi ha meravigliato di più è stata la velocità. La vitesse? Oui. Ici, c'est... Sì, questo è uno strumento per misurare la velocità. L'aereo faceva quasi 1000 km/h e nel 1945 era il più veloce del mondo. Dans l'année 45, l'avion plus vite du monde. Inizio 1945. Due gruppi da caccia sono dotati di Messerschmitt 262. Il comando è affidato al generale Gallant, l'asso dell'aviazione tedesca. 104 duelli aerei vinti. Non passerà molto tempo e saranno dotati del Messerschmitt 163, un aereo razzo che sale a 3000 metri di quota in un minuto. Gli scienziati tedeschi stanno facendo un ottimo lavoro.
una Vergeltungswaffe, abbreviata una V2. I primi esperimenti non sono molto rassicuranti. A ogni lancio gli scienziati di Peenemünde si domandano con apprensione se il razzo non finirà per ricadere sulle loro teste, il che in effetti capita di tanto in tanto. C'è ancora molto da perfezionare. Ce la faremo, dicono gli ingegneri. Bisognava rinnovare tutto, teleguida, calcolatori, radar. In 2 anni la squadra di scienziati di Wernher von Braun e del responsabile del programma V2, il generale Dornberger, risolveranno tutti i problemi. Ora la V2 è a punto. Raggio d'azione 400 km. Velocità 5.000 km l'ora. Non può essere intercettata. E per la difesa e l'intercettazione dei bombardieri nemici, i tecnici di Peenemünde inventano il missile terra-aria, lo Schmetterling, la farfalla, e Wasserfall, la cascata. All'inizio del 1945 gli scienziati tedeschi non hanno ancora finito di sperare nella vittoria. Hitler lancia 5.000 V2 in 6 mesi, 2.000 su Londra, 1.600 su Anversa e una trentina su Parigi. Ma è troppo tardi e troppo poco anche. 5.000 tonnellate d'esplosivo in 6 mesi, mentre in un solo attacco aereo i bombardieri americani scaricavano 3.000 tonnellate di bombe in un'ora. All'inizio del 1945 l'offensiva aerea alleata raddoppia di violenza per frantumare il morale tedesco. Dopo gli attacchi distruttivi, gli attacchi terroristici. Il 3 febbraio 1945, 1.000 fortezze volanti si avvicinano a Berlino, la capitale del Reich. Nella sala operativa della difesa antiaerea berlinese risuona una voce ormai nota. Attenzione, attenzione! Ondate di aerei nemici sono segnalati a sud. Attenzione, attenzione! Luftalarmmeldung vom Divisionsgefechtsstand. Eine Welle der feindlichen Flugzeuge hat die Platzzone im Süden erreicht und wird durch Flakartillerie bekämpft. Achtung, Achtung! Uno degli obiettivi di quel giorno. Il quartiere dei ministeri, la Wilhelmstrasse. La cancelleria di Hitler. Il ministero dell'aria di Göring. Il ministero degli esteri di von Ribbentrop. Il ministero della propaganda di Goebbels. E il quartier generale della Gestapo di Himmler. Da un anno, milioni di tonnellate di bombe schiantano le città tedesche. 50.000 tonnellate per la sola Berlino. Migliaia e migliaia di morti che nessuno ha saputo o voluto mai contare. 1 milione di senza tetto.
Il 13 febbraio, un martedì, il martedì grasso, il comandante in capo del comando bombardieri, Bomber Harris, lancia 3 ondate di B-17 di Lancaster sulla Germania. Obiettivo Dresda. Nelle stive degli aerei, 650.000 bombe incendiarie. Dieci minuti dopo l'attacco, le fiamme sono visibili in un raggio di 300 km. Laggiù, la temperatura che tocca i 1000 gradi provoca un uragano che sradica gli alberi, rovescia i muri. Una tempesta di fuoco divora la città e 135.000 persone, uomini, donne, bambini, periscono nel braciere in poche ore. Tutto ciò non era da considerare un caso di coscienza per i piloti dei bombardieri, come il maresciallo dell'aria Dudgeon. 135.000 persone uccise, più che a Hiroshima. L'attacco di Dresda era giustificato? Je crois que c'était justifié à ce moment-là, parce que c'était notre... In quel momento penso che fosse giustificato, perché il nostro scopo essenziale era quello di eliminare nei tedeschi il desiderio e la volontà potenziale di fare la guerra contro di noi. Naturalmente il signor Goebbels, con la sua propaganda, insisteva sul fatto che noi attaccavamo obiettivi non strategici, non industriali, eccetera. Ma non era così. Per il pilota, per l'equipaggio, c'era da fare il proprio dovere ed era pericoloso. Dopo si può anche ripensarci, se vuole, e piangere lacrime di coccodrillo, se non si fosse attaccata quella città o quell'altra. È vero. Ma a quei tempi si voleva solo finire in fretta la guerra. A ce moment-là, c'était le désir absolu de terminer la guerre. Una guerra che a Berlino i nazisti giurano di fare fino in fondo, fino all'ultimo tedesco. Giuro solennemente davanti a Dio. Di restare ciecamente fedele e obbediente. Ad Adolf Hitler. Il Führer del Grande Reich della Germania. Mi impegno a combattere per la mia patria con coraggio e a morire per lei. Nel frattempo, sul fronte est, l'armata rossa si prepara all'assalto finale. Obiettivo Berlino. 4 milioni di soldati sovietici si lanciano su un fronte di 500 km dal Mar Baltico ai Carpazi. Berlino è ancora lontana. Al nord, il gruppo d'armate di Cherniakovsky e di Rokossovsky marciano in direzione della Prussia orientale. Al centro, il principale corpo d'armata, quello del gruppo d'armate di Zhukov e di Konev, con 160 divisioni e più di 2 milioni di uomini. Varsavia, la città martire, è liberata. E le truppe sovietiche avanzano rapidamente sull'asse Varsavia-Berlino in direzione di Poznan. I blindati di Zhukov e di Konev sfondano il fronte tedesco ed avanzano di 300 km in 15 giorni. Ma per liquidare le sacche di resistenza tedesca, come a Poznan, ci vogliono settimane. L'assedio di Poznan dura un mese. Dei 60.000 soldati della guarnigione, solo 23.000 cadono prigionieri. Gli altri perdono la vita.
Il comandante della guarnigione, il generale Mattern, accetta la resa. Il suo aiutante, invece, preferisce suicidarsi. È il soldato che ha voluto sfuggire il disonore o il nazista che ha avuto paura del castigo? Paura per quelle atrocità commesse qui, negli antichi territori polacchi annessi da Hitler. Paura per le camere di tortura, per le esecuzioni in massa. È la fine di un incubo anche per i prigionieri francesi, rinchiusi negli Stalag di Slesia. Erano stati catturati a Dunkerque. Ritorneranno in Francia via Odessa. La fine di un incubo per il miserando gregge di deportati che i tedeschi in ritirata spingevano davanti a loro. È la fine del viaggio anche per quelli il cui treno si è fermato qui, nella campagna gelata, all'arrivo delle avanguardie sovietiche. In fondo al viaggio c'erano Majdanek, Treblinka, Auschwitz, le fabbriche della morte. Auschwitz, la soluzione finale. 4 milioni di esseri umani sterminati, metodicamente, sistematicamente. I russi vi entrano il 27 gennaio e non vi trovano che qualche migliaio di sopravvissuti marchiati a vita dai tatuaggi delle SS. Il capitano sovietico Josep Prohut, con la sua compagnia d'assalto, fu il liberatore di uno di questi campi. Naturalmente, on savait. Naturalmente sapevamo dai nostri giornali che succedevano certe cose, ma il crederci era assai diverso. Quando le abbiamo avute sott'occhio, quelle montagne di capelli femminili, quando abbiamo scoperto un hangar dove c'erano, che so, un centinaio di migliaia di scarpine da bambino, beh, allora per me e per i miei soldati è stato il momento più tremendo di tutta la guerra. In quel momento, non avete provato un vero e proprio odio per i tedeschi? Sì, esatto. L'odio era terribile. Il nostro desiderio più ardente era di farla finita con questa maledetta guerra. Farla finita con quella forza malefica, annientarla, quella forza che non ci lasciava vivere. Era questo desiderio a spingerci avanti. Alla fine di gennaio, i russi entrano in Germania. L'odiata Germania nazista, che da 6 anni fa tremare l'Europa e il mondo. Attraversando come fantasmi le città in fiamme, le truppe di Konev occupano l'Alta Slesia. Quelle di Zhukov invadono la Pomerania e il Brandenburgo, nel cuore della Prussia. Thank you.
Hitler, che attendeva invano nel suo nido d'aquila la caduta di Strasburgo, ritorna precipitosamente a Berlino. Schiuma di rabbia. Tutti i generali sono dei traditori. Ne silura la metà, fa arrestare i meno decisi. Li sostituisce con veri nazisti, con uomini decisi ad andare fino in fondo, come Goebbels, come Himmler. Grida, frenetica, e tutti i muri della Germania gli rimandano l'eco del suo schiamazzare. Noi non capitoleremo mai. Proteggete le nostre donne e i nostri bambini dalle orde rosse. Vittoria o Siberia. Tenete duro, resistete. Sui ponti dell'Oder, i reggimenti che vanno al fronte incontrano i fuggiaschi che scappano davanti all'avanzata sovietica. L'Oder è l'ultima difesa a est. Ordine personale del Führer. Stabilire in fretta una linea difensiva lungo tutto il fiume. Spedirvi 4 divisioni. Hanno nomi pomposi, come se fossero unità d'élite. In effetti, sono appena state formate. Sono senza allenamento, senza equipaggiamento. Sono state formate rastrellando gli ultimi soldati rimasti nelle caserme. Ordine personale del Führer. Trasformare le principali città sull'Oder in fortezze. Ordine personale del Führer. Inviare per difenderle 2 divisioni corazzate tolte dal fronte delle Ardenne. Hitler ordina, esige, ma nel vuoto. Sulla carta, 1 milione di uomini difenderà l'Oder. In pratica, non sono che 200.000. E quando i russi si faranno più vicini, sanno che dovranno battersi nella proporzione di 1 contro 5. Credono ancora in Hitler? Credono ancora nella Germania? Non se lo domandano più. Obbediscono agli ordini personali del Führer. Su terreni di fortuna, a metà inondati, i rari sopravvissuti della Luftwaffe decollano per l'ultima missione. 1 contro 10. Uno dei piloti, il colonnello Rudel, 29 anni, l'asso del bombardamento in picchiata, ha appena perso una gamba. 3 settimane più tardi torna a combattere. Grazie ai 2 cannoncini da 37 mm che ha fatto installare sul suo Stukas, distrugge il suo 2000° carro armato. In un mese i russi, con un'avanzata di 600 km, hanno liberato la Polonia, invasa la Pomerania, il Brandeburgo e la Slesia. Non sono ormai che a 60 km da Berlino. Ma prima di lanciare Zhukov sulla capitale nemica, lo Stato Maggiore sovietico vuole liquidare le armate tedesche attestate nella Prussia orientale che minacciano le retroguardie russe. Alla fine di febbraio, Stalin ordina di sospendere la grande offensiva sull'Oder, dove la Wehrmacht tiene ancora Küstrin, Francoforte e Breslavia. I tedeschi avranno un attimo di respiro? No, perché all'ovest gli alleati, che nel frattempo si sono ripresi dopo la battaglia delle Ardenne, rilanciano l'offensiva lungo tutto il Reno. Il Reno, l'ultima difesa ad ovest. Hitler ha ordinato di far saltare tutti i ponti, da Nimega all'Alsazia. Il 7 marzo, all'1 del pomeriggio, la pattuglia di esploratori del luogotenente Emmett Barrows, della 9ª divisione corazzata americana, scopre un ponte intatto, il ponte ferroviario di Remagen. Barrows lancia i suoi uomini al di là del Reno ed avverte lo Stato Maggiore, che rimane stupefatto. Poco dopo, i blindati della prima armata americana attraversano il Reno, a piedi asciutti, con i complimenti della 9ª divisione corazzata. Hitler ha una nuova tremenda crisi di furore. Fa fucilare gli zappatori del genio, le cui cariche al plastico non sono esplose. Silura il maresciallo von Rundstedt.
invia gli Stukas, i guastatori uomini rana di Skorzeny e anche 11 V2 per cercare di distruggere il ponte. Non vi riesce e 5 divisioni americane passano il Reno. Dopo 10 giorni il ponte di Remagen crolla, da solo, sotto il peso dei mezzi corazzati. Gli americani però hanno già stabilito una solida testa di ponte in territorio nemico. Più a nord, la nona armata americana attacca Colonia, sul Reno. In mezzo alle macerie, le celebri torri della cattedrale, alte 160 metri, sono sempre lì, da 7 secoli. C'è anche lo scheletro della stazione, ma una stazione che non porta più da nessuna parte. Al nord, di faccia alla Ruhr, gli inglesi si lanciano al di là del Reno. Il 24 marzo alle 9 del mattino, 1700 aerei e 1300 alianti trasportano 14.000 uomini dall'altra parte del fiume con la missione di accerchiare la Ruhr. Il sanguinoso scacco ad Arnhem non ha scalfito la fiducia di Montgomery nei paracadutisti. Questa volta l'operazione riesce, ma non senza guai. Britannici e canadesi cadono addosso ai paracadutisti tedeschi di Meinl, e ci vogliono 10 giorni di duri combattimenti in cui sono impegnati i reparti della fanteria leggera degli Highlands canadesi e i carri armati britannici per riuscire a impadronirsi della città di Speldrop e consolidare la testa di ponte. A sud, nel Palatinato, i francesi attraversano il Reno. A Gemersheim, il 31 marzo. Il secondo corpo d'armata del generale de Montsabert, costituito dai tiratori scelti algerini e marocchini e dai partigiani del colonnello Fabien, appoggiati dalla quinta divisione corazzata, occupano Karlsruhe 3 giorni più tardi. Dall'altra parte, a est, mentre l'offensiva sull'Oder è ferma, 4 gruppi d'armate sovietiche accerchiano la Prussia orientale, dove si trovano 500.000 soldati tedeschi. Zhukov opera un movimento aggirante verso nord, in direzione della foce dell'Oder. Nel frattempo, i gruppi d'armata di Bagramian e di Cherniakovsky assediano Königsberg e Danzica. Il terzo corpo dei blindati della guardia di Rokossovsky conquista Köslin e raggiunge il Baltico in 2 giorni. Il primo marzo la Prussia orientale è tagliata fuori dal resto della Germania. Nel frattempo Bagramian e Cherniakovsky accerchiano Königsberg.
Giorno e notte l'aviazione sovietica martella la città. Tra i caccia che scortano i bombardieri sovietici, una squadriglia francese, la famosa Normandie Niemen. I piloti francesi erano 100. 56 sono morti in combattimento, ma con i loro Yaks hanno riportato 273 vittorie. Nel fumo delle bombe degli obici, in una luce da crepuscolo degli dèi, i 230.000 difensori di Königsberg resistono per 2 mesi. L'ammiraglio Dönitz invia l'incrociatore Prinz Eugen e le ultime unità della Kriegsmarine a sostenere gli assediati. Tutto il naviglio disponibile, le navi scuola, i dragamine, vecchie carrette in disarmo, ricevono per missione il salvataggio del maggior numero di persone possibile. Ma per i civili, che errano come fantasmi pazzi di terrore, non c'è posto sulle navi. Rimane una sola soluzione, il mare gelato. Con 20 gradi sotto zero, fuggono sul ghiaccio del Baltico, abbandonando le terre conquistate agli slavi secoli prima dai cavalieri teutonici. Fuggono alla disperata, verso ovest, verso Berlino in rovina. Il 28 marzo i russi di Rokossovsky e le truppe polacche che si battono ai suoi ordini conquistano Danzica. Danzica. Tutto è incominciato qui, nel 1939. Strappando la città ai polacchi, Hitler ha detto: chi vorrà morire per Danzica? Da allora, 36 milioni di uomini sono morti per Danzica. Quel giorno è la bandiera polacca che sventola sulla città. Danzica ridiventa Gdansk. Davanti a Königsberg, che resiste, il maresciallo Wasilewski sostituisce il generale Czerniakowski, ucciso in combattimento. Il 6 aprile, l'attacco finale. I russi fanno 84.000 prigionieri, soldati inebetiti nascosti nelle cantine. Il giorno in cui il maresciallo Wasilewski può contemplare la statua del più celebre prussiano, Bismarck, Königsberg è diventata Kaliningrad. La Prussia orientale, patria del nazionalismo tedesco, è cancellata dalle carte geografiche. Thank you.
I soldati sovietici sono ormai a casa, in territorio sovietico. Quel che hanno conquistato non sono solo le terre, ma anche l'enorme potenziale industriale tedesco, i cantieri del Baltico, le fabbriche della Slesia. I russi smontano immediatamente i macchinari e li spediscono nell'Unione Sovietica, devastata dai tedeschi. Che fare del bottino? Che fare della Germania? Che fare dell'Europa? È già tempo di pensarci.